Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, Fiorentina batte Juventus 1-0 e vince la Supercoppa Femminile 2018. Tanto complimenti alla squadra viola che vince così l'unico trofeo che mancava alla sua collezione dopo aver vinto il campionato e Coppa Italia, addirittura due Coppa Italia in 3 anni e il campionato, vince anche la Supercoppa. E che dire, una Juve che... Cosa vi devo dire, ragazzi? La colpa io la do. Io sono una che, ripeto, voi lo sapete, sono uno di quelli che difende l'allenatore a prescindere. Ho difeso tante volte Conte, forse anche troppe volte. Ho difeso Allegri anche quando per molti era indifendibile. E ho attaccato e difeso Zironelli perché l'ho attaccato in una partita e l'ho difeso in un'altra. Perché secondo me quando sbaglio è giusto dirlo, però poi mi sono ricreduto la partita dopo perché ho visto un altro atteggiamento. Io invece non mi sento di non. Non posso non attaccare Rita Guarino perché è allucinante. È palesemente sotto shock, è palesemente in palla. Non ne azzecca una, cioè, nel senso, Irinen. Il gol nasce da un errore di Irinen che era palesemente fuori dalla partita dall'inizio. E allora forse il cambio con Sicora andava fatto prima che arrivasse il gol. E poi non è possibile giocare senza attaccanti, perché se tu metti Girelli in attacco, giochi senza attaccanti. Girelli non è un attaccante, e la cosa più grave è che hai 3 cambi a disposizione, sei sotto di un gol, ne fai due, togliendo tra l'altro una delle tue migliori, Bonansea, per mettere Glion, che è giovane, sicuramente è valida, però è un cambio che non ti sposta gli equilibri. E Sanderson, che invece poteva spostarti gli equilibri perché è una giocatrice che colpisce il pallone di testa, fa sportellate in aria, fa casino in aria, in panchina. Cioè, allora, quando capirà che Sanderson va messa dietro, davanti a Aluko e Bonansea, forse sarà troppo tardi, visto che comunque il secondo obiettivo stagionale della Juve è fallito. È fallito l'accesso al turno successivo di Champions League contro delle avversarie battibilissime ed è fallita la Supercoppa italiana. È fallito anche il primo trofeo. Una Juve palesemente in difficoltà, lo dico anche a livello societario, cosa che non, nel maschile non succede mai, nel femminile è palese che non ci sia la società dietro. È vergognoso che abbiano confiscato dei tamburi e dei megafoni a dei tifosi di ambedue le società. È vergognoso neanche che non sono stati permessi neanche i coriandoli. Ecco, allora ragazzi, ma cosa volete? Cosa si vuole cosa si vuole dalle tifoserie? Come fa a crescere il calcio femminile se non è neanche concesso di tifare? Addirittura oggi mi è giunta voce dagli amici di JWS che saluto. A proposito, uscirà più tardi una live reaction di questa partita in collaborazione con JWS perché ero in linea con loro. Ecco, io volevo dire. Spiegatemi cosa vuol dire andare dai tifosi della Juve e anche quelli della Fiorentina e obbligarli a star seduti in una partita di calcio. Allora, non siamo a teatro, stiamo andando a vedere una partita, è giusto che la gente tifi. Se non è questo concesso, allora forse l'idea di calcio che vi siete fatti è più malata del previsto. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video.